Questa partita tra Dinamo Sassari e Enel Brindisi valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Buonasera da parte di Andrea Secchi. Nicola Bonsignori. Per questa partita che rappresenta un testa a coda, la capolista imbattuta contro il fanalino di coda della classifica, col Brindisi che ha soli due punti, mentre appunto la formazione del Banco di Sardegna ha un 5 su 5, la vera sorpresa del campionato di Serie A. Diamo i quintetti delle due squadre in campo. Per il Brindisi abbiamo Simons, Simons, Viggiano, Reynolds, Gibson. E completa il quintetto colui che ha preso il rimbalzo, vale a dire Robinson. Per la Dinamo Banco di Sardegna abbiamo dal solito starting five con Travis, Drake Diner, Thornton, Ignerski e Isley. Reynolds, dopo il tiro sbagliato dalla Dinamo, palla a spalle a canestro per Simons che guadagna il fallo da parte di... che bisogna attaccare Isley, Nicola. Sì, è una cosa che abbiamo già visto, diverse squadre arrivano e cercano di rallentare il gioco proprio cercando di attaccare Isley spalla a canestro con giocatori più pesanti. Non lo so quanto durerà, perché Brindisi è una squadra che, a cui piace correre quanto Sassari, quindi probabilmente vedremo una partita molto veloce con punteggi altissimi. Simons fa il 2 su 2, punteggio quindi di 2 a 0, secondi di gioco. Per questa gara che ricordiamo importantissima, mentre la Dinamo perde la palla 5 secondi sulla rimessa difensiva, sul press che è una delle chiavi, armi tattiche di coach Bucchi, il coach quello del Brindisi, che insomma ha vinto due Coppe Italia, ha centrato tre finali scudetto, due promozioni, coach dell'anno del 2000. Diciamo che per una formazione di bassa classifica è un lusso avere un coach così, Nicola. No, sicuramente non ha bisogno sì di grandi presentazioni, è un ottimo allenatore, l'anno scorso è arrivato a Brindisi e subito ha fatto la promozione. E ti ripeto, mi stupisce comunque vedere questa squadra in fondo alla classifica, perché al di là di statistiche, io sto vedendo in campo i nomi e questa è un'ottima squadra. C'è una squadra per lo più nuova da assemblare, tra l'altro Simons e Viggiano hanno giocato quest'estate con le nazionali, Viggiano con l'Italia, mentre sbaglio da tre punti dopo già Viggiano, mentre Simons con la nazionale della Bulgaria. La Dinamo, chiaramente il gioco che bisogna evitare qual è? Bisogna evitare che la Dinamo abbia la testa all'Eurocup, mentre... per Brindisi, due punti per Gibson, subito pressa tutto campo e intanto viene catechizzato Travis Diner da Weidmann. Emanuele Aronne è uno dei tre arbitri di questa gara. Subito Travis Diner che sbaglia da tre punti, rimbalza in attacco di Isley, si riduce Giacchigiano ed è una zona quella proposta da Bucchi, sbaglia anche Thornton. Brutto inizio per la Dinamo, 1 minuto e 2 secondi con la Dinamo da secco. Sì, brutto inizio, sappiamo la Dinamo quanto dipenda da Travis Diner. È nervoso, però è nervoso per quel fallo che lui crede di aver subito, ora non abbiamo visto bene il replay. Niente, deve stare tranquillo perché sappiamo quanto la Dinamo dipenda da lui. Tra l'altro... Brindisi, intanto Viggiano, ma che bravo Viggiano, che cosa senti della sua gara? Tra l'altro Brindisi ha perso sì in casa, mentre Viggiano difende sul corpo, hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche, 2-3 che sono due giocatori che giocano tre, ma sono sostanzialmente dei due. Dicevamo, Brindisi ha perso in casa domenica scorsa contro Venezia, mentre Varese di 6-0, anzi di 8-0, sì. 8-0. Due settimane fa ha fatto morire Cantù per 32 minuti, ha letteralmente dominato, poi Cantù ha avuto la meglio nel finale, quindi bisogna prendere la sottogamba
Attenzione, ancora palla aperta e qua ci sarà un time out. Sicuramente, perché 10-0 è pesante, brutto inizio. Ma non vorrei, ti ripeto, mi sembra strano perché Sacchetti sicuramente la squadra l'ha preparata in senso per questa partita. Non vorrei che l'avessero preso un pochino sottotono per la classifica, ma ti ripeto, questa è una squadra da non sottovalutare assolutamente. Sai Nicola, il problema è che mercoledì c'è un appuntamento storico. Sì. È possibile che la classifica abbia indotto a qualche rilassamento in campionato, ma mercoledì c'è l'Eurocup, sì, è un appuntamento sì, storico. Però, forse le menti sono rivolte a mercoledì, però no, guai a scherzare con il Brindisi. No, ma Sacchetti, guarda, ti posso assicurare che dà importanza sicuramente a tutte e due le competizioni, ma il campionato rimane la prima opzione, nel senso, questa partita è importante, va vinta, va dato tutto oggi. Mercoledì ci sarà tempo per pensarci. Tanto rientra il pubblico, accoglie con un grandissimo applauso la sua squadra, come per dire svegliatevi. Isli cerca di caricare la curva. Certo che è un po' inconsueto vedere Brindisi partire, cioè Brindisi, una squadra avversaria a partire 10-0 qui al Palaferrari. Ma è inconsueto anche perché, guarda, guardando al volo lo scout, un Drake Diner e zero tiri, e Ineschi un tiro. Strano, vuol dire che la palla in questo momento sta girando male. Sicuramente stanno provando a isolare molto Travis Diner, perché sanno che da lì partono tutte le azioni. Ineschi finge il tiro, palla sotto per Isli. Perché è importante uscire bene dal time out. La Dinamo l'ha fatto nella maniera migliore. 10-2, inizia la rincorsa. Adesso Gibson, ribaltamento per Vigiano su Robinson, ancora palla per Simmons, solito spalle a canestro su Isli, ancora Reynolds da 3. Brindisi sta giocando molto bene, per il momento è perfetta. Sbaglia da sotto Travis Diner, ancora l'imbalzo di Simmons, ancora per Reynolds, che è una signora carriera universitaria, di lui parleremo fra poco. Ancora Vigiano, che sarebbe stata una bomba che avrebbe spezzato ulteriormente le gambe alla formazione sassarese. E c'è Drake Diner, pick and roll, prova da 3 Drake Diner, va. È importante questa, sì, però. importante sia per la squadra sia per lui, che sappiamo anche l'importanza di Drake che entrare in partita. Un Brindisi è una squadra, mentre ancora Gibson, la palla va oltre il tabellone, quindi la sfera è nelle mani di Travis Diner. Fine anche dall'inizio del primo tempo, 13-4 il punteggio con la Dinamo, che adesso affronta la uomo contro uomo proposta da coach Bucchi. Pick and roll tra Isli e Thornton, Spendino protagonista contro il Pesaro, recupera la palla Vigiano che sta imbavagliando Bucchi, Thornton, e adesso Vigiano va a realizzare ancora, per lui si tratta di questo punto. 4 giocatori del Brindisi entrati già in partita, l'unico che Dwayne Robinson, tre Diner e 2 punti di Isli su quello scarico. Ineschi da 3 è importante, non va, e ancora c'è una deviazione di Antoine Robinson, palla per Vigiano. E Brindisi, contrariamente al suo solito, gioca una pallacanestro molto lenta, molto ragionata, cercando di andare al tiro al limite dei 24 secondi. Brindisi è una squadra che ama correre con quelle due guardie, in teoria non dovrebbe fare che questa. Ancora Robinson! Per ora sì, io rimango non meravigliato, nel senso, per ora Brindisi sta facendo veramente una grandissima partita, sia in difesa, che sono sempre il raddoppio, e guarda Travis Diner, sempre raddoppiato, e sia in attacco, non stiamo sbagliando niente. Bell'inizio per Brindisi, sottotono per la Dinamo, 6 secondi per andare al tiro, gioca a palla canestro Drake, un buon tiro per lui. C'è. Sì, Bucchi si arrabbia, e questo effettivamente l'abbiamo visto proprio davanti a noi. Bravissimo Drake, ma forse prima azione in cui Brindisi è stata, diciamo, moscia in difesa. 2-2 per Drake, mentre si preparano i primi cambi, sia in casa Dinamo sia in casa Brindisi, pronti De Vecchi e Vanuzzo. Ed esce Isli,
Entra Vanuzzo, entra De Vecchi, esce Guzzi, Thornton. Thornton riesce dalla prestazione straordinaria a Pesaro, 32 punti con 40 di valutazione. Pensa su, Sacchetti gli dà una pacca e Thornton è pronto a meditare, a ragionarci un po' su, a vedere, a meditare sugli errori, pronto a dare nuovamente il suo tributo. Ricordiamo che il miglior realizzatore della Dinamo è ottavo in classifica cannonieri alla media di 16 per gara, a pari merito con Trevisina. Il terzo di questa classifica è Gibson. Non poteva iniziare in un modo peggiore, no, ma è migliore, scusate. Sì, sì, non ovviamente, però ne approfitto del canestro e fallo per chiamare un po' l'attenzione della panchina Dinamo. Di solito la panchina Dinamo è perfetta, nel senso che si trova magari a entrare i vari giocatori della panchina su, con la Dinamo avanti, e devono essere bravi a tenere la squadra su quel punteggio, diciamo. Oggi è una situazione diversa, la panchina deve entrare e riportare avanti la Dinamo. Vediamo un pochino questa nuova situazione, come si andrà a sviluppare. Intanto Fenoz adesso funge da playmaker, è entrato Formenti al posto di Gibson ed è entrato anche Zerini per Simmons, no, per Antoine Robinson, mentre c'è Ignieschi che c'è la squadra mani del Dinamo. Punteggio di 19-9, Dinamo che lentamente prova a risalire la china. 6 minuti di gioco, 20 punti già subiti, prova da far impazzire qualunque allenatore. Sacchetti però è un coach che ha grande fiducia nella sua squadra e quindi cerca di incoraggiare, però la Dinamo, bellissima la palla per Ignieschi, qua siamo al limite dell'antisportivo. Gli arbitri grazie a Reynolds. Sì, diciamo che qui Dinamo è stata anche infortunata, diciamo che la palla era praticamente persa, è riuscita a recuperarla. Sì, però è un fallo onesto, dai, abbiamo messo le replay. Siamo in lunetta Manuel Panuzzo, che dopo una splendida inizio di campionato con Biella, un po' sceso di rendimento, pochi minuti però. Infatti io credo che la mossa tattica di Sacchetti, quella di farla entrare subito in partita, un po' rispetto agli anni scorsi, il minutaggio che si è nettamente abbassato, Nicola. Sì, infatti come hai detto giusto, secondo me oggi Coach Meo l'ha messo in campo molto prima del previsto e probabilmente sente che potrebbe essere anche la sua partita proprio per determinate caratteristiche di Brindisi. Ancora Viggiano che sta litigando col canestro per quanto riguarda le conclusioni dal perimetro. Ancora Jack De Vecchi da tre, tiro corto, ma prende un balzo, ancora Trevis, tip errore per Ignieschi e c'è un fallo di Viggiano. Trevis sta attaccando moltissimo il canestro, manca Gibson che è un po' l'anello debole della catena difensiva di Piero Bucchi, però anche Reynolds lo vedo un po' in difficoltà. Sì, allora ha detto un po' di tutti, no? Perché noi ora siamo qua a commentare la Dinamo, Trevis Diner è il miglior playmaker del campionato. Brindisi lo sa, però oggi lo vedo particolarmente acceso fin dalla prima azione Trevis, quando ha subito quel fallo che non è stato fischiato. Palla capitano Vanuzzo, un tiro non da lui, bellissimo movimento, ha mandato veramente al bar Simmons. Palla ancora per Viggiano che ha due gambe. Lui sì, questa è gambe, ma Viggiano fin da quando era, diciamo, giovanissimo è sempre stato ritenuto un grandissimo atleta. Ha ritenuto, infatti si diceva sempre aveva gambe da americano. Lui ha giocato con la nazionale l'ultima. È arrivato in Italia nel 2009 a Pavia, 14-4 media partita in Lega 2 con 4 rimbalzi, poi è andato a Milano, 61% da 2 punti di finale scudetto con 4 punti, è andato a Biella, 12 punti di Treviso, 11-4. I nonni sono italiani, lui è l'arato in sport e management, 2.50 da giocare.
più 8 per la formazione brindisina, che è partita veramente alla grande. È un po' una compagina up and down, Nicola, però sì. Questa zone press sta disturbando la Dinamo, che perde qualche secondo. No, ma sicuramente, esatto, è proprio per far perdere tempo alla Dinamo questo, perché loro sanno che la Dinamo vuole un tiro veloce. Sono 2 punti per Jack, meno 6 per la Dinamo. Gibson che è rientrato, Reynolds non ha girato 3 punti tra la fine della sfera, e per Simmons è bravo, se l'è andata a prendere, molto bravo. Dicevamo, anche lui ha disputato le qualificazioni, metterci un fallo di Formenti. Sì. A Charlotte, passaporto blu. 7 punti di media partita in 19 minuti di utilizzo, ma è un giocatore che ha risentito, insomma, della preparazione di precampionato un po' a singhiozzo. Mentre tanti minuti per Zerini, autore dell'ultima prova domenica scorsa contro Venezia, questo giocatore, quest'altro lungo, il numero 19. È stato giocatore di Federico Pasquini quando il direttore sportivo della Dinamo ancora faceva l'allenatore. Tanto sbaglia il secondo tiro libero Jack Revecchi. 3 punti per lui. Dinamo a meno 7. Pian piano, Nicola. Sì, ma pian piano. Allora, Sacchetti, prima hai detto, Sacchetti è tranquillo. È tranquillo perché sa. Tanto sbaglia Simons la schiaccione. Si arrabbia con i direttori di gara e qua c'è lo schiaccione perché Vignetti ha... E queste due cose, secondo me, hanno acceso definitivamente sia la squadra che il Palasport. I pochi chiamati time out, giustamente, prima parlavi della tranquillità di coach Sacchetti. Lui conosce perfettamente la tua squadra, sa che... Il polso glielo tocca a Vanuzzo, sì. A essere sinceri. Dobbiamo dire la verità, se no poi non siamo credibili, sì, no, protestiamo, no, per la Dinamo. No, ma in effetti, però insomma è stato... Però ti ripeto, Sacchetti sa... La rivediamo. La rivediamo, molto bene la regia di Angelo Palla, vedete. Sfiora il polso. Questo è fatto. Questo fallo. Sai, a velocità normale per un arbitro è difficilissimo comunque vedere anche certi contatti. Tra l'altro, dicevamo, Brindisi un'unica vittoria, terza giornata con Cremona, però due settimane fa ha dominato per tre quarti con Cantù prima di perdere appunto per 84-80. I precedenti tra le due squadre tra l'altro sono 1-1 in Serie A, 1-0 a Sassari. E Brindisi è la 35esima avversaria in carriera di Buzzi Thornton, che non ci ha mai giocato in 268 partite nella massima serie. Contro Bucchi, pensa, Vanuzzo a 0 su 9, Brian Sacchetti 0 su 5. I confronti invece tra i due coach sono Bucchi 21-16 il punteggio, la Dinamo a meno 5, la Dinamo e tanto zona, passa a zona, la Dinamo a zona, però ora magari la rivedremo meglio. Ho l'impressione come se qualcuno non fosse a zona, non se ne fosse accorto. Esatto. Schiaccione di Simmons, 8 per lui, ha già superato la sua media partita. Insomma, sta ripagando la fiducia. E ancora Simmons che andrà a schiacciare stavolta. Stavolta si è rifatto. Non ci ha voluto pensar su. Dopo l'errore in precedenza non è andato per il sottile. E nuovamente a più 9 Brindisi. Non bisogna scherzare con questa squadra. No, ma guarda, l'abbiamo detto sullo 0-0. Cioè, questa è un'ottima squadra. Cerca un movimento molto difficile Gnieschi, non trova via il canestro, ancora contropiedi di Reynolds che serve Simmons, ancora Gibson, Formenti, Zerini, Simmons e Reynolds, questo è il quintetto della compagine brindisina. Nella Dinamo, Thornton, Gnieschi, Vanuzzo, Trevis e Jack De Vecchi, perde la palla, mi giudizio a Gibson, prova Reynolds da 3, non va, il tiro si spegne fuori. È la formazione brindisina, tanto altri due cambi, anzi no, un altro cambio, stava alzando anche Di Liegro, rientra Drake, esce De Vecchi. De Vecchi ottimo impatto, bisogna dire. Ma però la Brindisi è bene Andrea, perché quando c'è stato da correre hanno corso, tutte le volte che hanno potuto rallentare l'hanno fatto proprio per anche abbassare un pochino i ritmi della partita.
Esce Drake, ultimi 24 secondi del primo quarto, più 9 per Brindisi. Vanuzzo, buon tiro, non va. Si butta Drake, si butta Gibson. Vediamo se attaccherà il canestro. No, giustamente. Ma guarda cosa ha fatto Arsenio Lupin Trevis. Sì, non la freccia non premia la Dinamo, questa premia, regola. Diciamo al 50% bravo Trevis, però guardiamo il replay. È grande dormita da parte di Simmons. Mentre prova il quintetto difensivo, dentro Pintone e De Vecchi escono i due Diner, ultimi 10 secondi la sì, Dinamo. Sì, anche perché la Dinamo ha un fallo da sprecare, quindi è sicuramente se lo giocheranno sicuro questo fallo. Sì, a differenza del Brindisi non è ancora in bonus. Fallo per Gibson su di lui, Pinton, Gibson, fallo di Pinton, no, non è stato non hanno fischiato. Pinton è andato per far fallo. A momenti Gnieschi, trova il canestro, 25-16, viene la regia. Squadra in campo per l'inizio del secondo quarto, subito i quintetti Trevis, Drake, Dinar, Thornton, Vanuzzo e Di Liegro. Questi cinque della compagine sassarese, mentre per il Brindisi abbiamo Gibson, Reynolds, Zerini, Ndoia che è il capitano e Vigiano, sono la formazione più difensiva, con Ndoia che è un esterno però... mentre sbaglia Di Liegro da sotto un esterno, in questo caso gioca numero 4. Cosa ci hanno detto le cifre del primo quarto, Nicola? Ma guarda, sicuramente Trevis Diner che fa un solo assist, noi siamo abituati a vedere superare tranquillamente spesso in casa anche i 10 assist a partita, e Brindisi sicuramente sta giocando su di lui. Ti ripeto, ormai le squadre sanno l'importanza di questo giocatore. Al di là delle sue statistiche sanno che i palloni passano tutti da lui, è lui che illumina la squadra e stanno sicuramente cercando di toglierlo dal gioco, e un assist lo dimostra. Intanto è entrato Fultz al posto di Reynolds, mentre Vanuzzo va in lunetta, realizza il suo terzo punto. Claudio Ndoia, tra l'altro, che è il numero 13, che ha giocato per Coach Sacchetti e coach Duccarello a capo d'Orlando, l'anno fantastico anno in cui Sacchetti trascinò capo d'Orlando con Pozzecco ai playoff, addirittura con la sorpresa, mentre qua in frazione di passi grande come una casa di Gibson, palla ancora comunque nella Dinamo con Drake, non va, ma il rimbalzo Vanuzzo, ancora Drake, palla per Trevis, Thornton da tre, buon tiro, ancora tiro lungo. Ma
Tutti buoni tiri. Da 3 abbiamo uno 0 su 9. Sì, però ti ripeto, guarda, anche questi ultimi due tiri sono tiri puliti. Quindi se ne deve approfittare, perché sì, se non ne approfitta appena la Dinamo. E intanto Gibson andato a realizzare da 3 punti. Sono 7 per lui, terzo miglior realizzatore del torneo, è stato anche in testa alla classifica. L'anno scorso 24 punti di media partita nei primi, nelle 11 gare giocate con la maglia del Brindisi. Vanozzo da 3 punti. Allora, sì, scelta chiara, questa azione è stata evidente, scelta chiarissima di Brindisi. Trevisdiner sempre raddoppiato. E qui ora devono essere bravi i vari Vanuzzo, tutti i giocatori, aprirsi e far canestro da 3. Tanto fallo in attacco fischiato contro Zerini. 28-21. La Dinamo pian piano cerca di dare l'accelerata finale. Adesso rientra col numero 8, il numero 6, Antoine Robinson. 11 punti di media partita, virgolone sino a questo momento, un po' sottotono di quelli schierati da coach Buchi, forse quello che si è espresso meno positivamente. Tanto deviazione Viggiano a tutte le parti del campo, ottimo difensore Jeff Viggiano, grande fisico, tra l'altro ha nella schiacciata lo stesso, una delle sue peculiarità. Beh, se non sbaglio ha partecipato anche, esatto, a gare delle schiacciate. Voleva arrivare quindi a quelli. Ancora Travis su di lui, Fultz. Il tiro è corto, quanto è salito Gibson? Sì, è salito, effettivamente. Forniano che tra 4 giorni compirà 25 anni. Tanto recupera ancora la palla, porta, la perde. Sì, però guarda Sacchetti come applaude, è grande intensità, se la Dinamo, vedi come stanno alzando ora. Qui loro proveranno sicuramente di nuovo alzare i ritmi in maniera vertiginosa per provare proprio a rientrare più velocemente possibile in partita. Tanto tutto il pubblico è in piedi, cerca di consolare Buzzi Thornton che ha perso questa palla, ma non riesce a entrare in partita Thornton. Gli riusciva tutto semplice a Pesaro, assolutamente straordinaria la sua palla. Poi parleremo anche di quello, che bella palla di Fultz per Robinson. Un altro che non riesce a entrare in partita. Palla bellissima, e se sì, grave errore di Robinson. Ancora Pinton per Drake Diner, secondo miglior attacco, ancora Vanozzo, sbaglia, non mette dentro, un buon tiro per lui. Sì, no, secondo ma miglior attacco contro peggior difesa, la peggior difesa è quella del Brindisi, a vederle oggi non si diretta. Oggi no, ti ripeto, è chiarissima l'opzione del raddoppio su Travis Diner, e lo stanno cercando di isolare il più possibile. Continua a litigare col canestro, il Brindisi alla fine riesce a trovare. Trova, se non sbaglio, proprio buono. Robinson. Sì. Di Robinson? Sì. Sono i primi 2 punti per lui, tra l'altro possibilità di tiro libero addizionale. Brindisi nuovamente a più 9. E rientrano Isley e Ignerski. Isley che ha 2 falli, escono Diliegro e Vanuzzo. E sappiamo, i tifosi di Sassari ormai li staremo annoiando, ma l'importanza di Isley insieme a Travis Diner in questa squadra. Vanuzzo miglior marcatore della Liga. No, ma Vanuzzo, guarda, controlliamo le statistiche, ma a parte che ha fatto un grande lavoro difensivo, e in attacco tutti i tiri buoni, puliti, quindi completa il gioco da 3 punti Robinson. Zone press ordinata da coach Buchi. La supera molto bene Pinton, se l'aspettava, perché non è che l'abbia fatta per la prima volta oggi. Sì, e ora sono curioso di vedere se raddoppieranno anche Pinton, se è proprio una scelta tattica su Travis Diner o proprio sui playmaker. No, l'ha fatto anche prima. Gioca a spalla canestro Drake su Gibson, ancora sbaglia. E niente, la Dinamo non riesce a entrare in partita. Diamo un'occhiatina, 1 su 11 da 3, 6 su 12 da 2, 6 su 13 con questo errore. Cifre, insomma, non da Dinamo. Anche del Brindisi, ma ancora Gibson, c'è il mismatch su Isley, ancora il ribaltamento Ndoia, prova Viggiano, ottima azione, no, ma Brindisi per ora, ti ripeto, molto molto bene in attacco, e in difesa stanno facendo per ora scelte tattiche giuste, azzeccate.
Attenzione, ancora 12 da lunghezze da recuperare per il Brindisi. Va a trovare un canestro fondamentale Inerti. Sì, fallo. 4 per lui, fallo di Robinson. Sì, fallo di poca voglia, direi, nel senso che non è. Poteva andare, guarda, poteva andare tranquillamente un secondo prima, ha preso lo sfondamento, è andata meglio quello schiaffettino che non serve a nulla. Brutta prova per Robinson, l'unico che sta un po' tradendo le attese del Brindisi. Sì, ma sembrerebbe anche l'ultima azione anche un pochino d'atteggiamento, perché Ignesco è partito da fuori con due palleggi. Lì ci vuole un attimo, hai tutto il tempo per andarti a prendere lo sfondamento. Lui Dinamo a meno 9, Ignesco 5 punti. Ecco Robert Fultz, tra l'altro figlio d'arte, figlio del grande John Fultz, capocannoniere del Milan. 71-72 con la Virtus Bologna, anche una falla alla difesa per la Dinamo, il secondo fallo di squadra, fallo adesso di Drake Diner, il primo fallo, anzi no, fallo al numero 11 Inerski, primo fallo anche per Inerski. Vediamo il replay, qui, se ci chiarisce un po'. È molto bravo Zerini, perché sicuramente anche qui c'è una chiave tattica, attaccare Inerski sul palleggio. Prova Andoia da 3, lui ce l'ha nelle sue corde, però in questo caso sbaglia molto male. 30%, 31% alla linea di 6,75. Gibson, buon tiro, sbaglia stavolta, è corto. 5 minuti da giocare, ancora Pinton. La Dinamo ha bisogno di 2-3 minuti da Dinamo, dare quell'accelerata e quei contropiedi. Però chiaramente se tira con lo 0% da 3 punti, qua c'è un fallo. Intanto entra in bonus adesso la formazione del Brindisi, ancora a lato, però dal prossimo servirà a tirare. Bravo Pinton, che ha visto il Ignesco marcato da Fultz, è riuscito a ritornare su di lui, palla sotto, buona, ottima azione. Tanto alza il quintetto Piero Bucchi, rientra Simmons ed esce Viggiano, ottima prova tra l'altro di Viggiano, è il secondo miglioratore proprio dietro Simmons, 10 punti per Simmons, 8 per Viggiano. Riceve Pinton, adesso esce Thornton, attacca Andoia, penetrazione, si va al tiro adesso, possibilità per Bussi Thornton di entrare in partita, dicevamo 16 punti per gara per Bozzi, questo 35enne nato a Baltimora, 1,95, lui sta tirando col 48% a 2 punti e il 40% da 3, l'anno scorso con Siena da 3 ha avuto il 53%. Ma guarda, Torto è un giocatore talmente esperto che, come ha visto che sono entrati in bonus proprio per cercare di entrare in partita, ha attaccato immediatamente e si è procurato il fallo, ha attaccato il canestro, adesso primo punto per lui. Dinamo è bravo, ottimo movimento, ma sicuramente in attacco sembra che sia entrato in partita, e bisogna vedere ora in difesa su Thornton come si comporterà. Eschi attacca Robinson, passi. Sì, ormai c'era, guarda, no? Allora guarda, ho fatto, non te lo dico velocemente, il torneo ora con Under 15 che ero giù a Cagliari, e ormai gli arbitri questo tipo di movimento che hai visto adesso hanno praticamente l'obbligo di fischiare passi. Noi ci siamo abituati, perché è un'azione che prima andava sempre via libera, diciamo, non è. Ora c'è proprio questo ordine, praticamente su questo tipo di movimento sono passi. Bravo lui, però qua uguale, difesa non ha cambiato, c'è stato un pick and roll e si sono andati tutti e due sullo stesso uomo, e Brindisi zona, attenzione alla zona di Brindisi. Brindisi nuovamente a più 11, prova Ignesco, il tiro centrato, c'è però Brian Sacchetti con questo rimbalzo.
per Islay, ancora Islay, attenzione, no, mancano 15 secondi per andare al tiro, pick and roll tra Islay e Travis, palla per Brian Sacchetti, penetrazione di Brian, ancora Gnieschi che la perde, poi la recupera e c'è un fallo fischiato. Esce, no, il canestro non è buono. No, non è buono perché l'arbitro, ora perdiamo il replay, l'arbitro sta indicando che la parabola è ascendente. Anche a me sembrava, sinceramente. Vediamolo. Sì, è giusto. Milo sto fattore con l'altro della... Due... Sì, si è visto che è andato su bene. Ora Bucchi sta provando questa zona, è una 2-3, mi sembra abbastanza adeguata, anche perché fare la zona contro Dinamo non è così semplice, perché guarda questo quintetto, a parte Isli, sono tutti e quattro ottimi tiratori. Tenendo su la Dinamo, fondamentali. 27, io non mi aspettavo una partita così, Nicola, sono veramente molto sorpreso. Anch'io, nel senso che mi aspettavo una partita giocata a ritmi sicuramente alti da tutte e due le squadre, Sassari sicuramente. Però ti ripeto, Bisim sta giocando bene, molto bene. E la Dinamo intanto è tenuta a 27 punti. Non vorrei che insomma Siviglia avesse condizionato. Sì, però è un errore, allora sarebbe un errore gravissimo. Io sono convinto che Sacchetti ora in spogliatoio qualche porta viene giù e il terzo quarto magari Dinamo entra con un atteggiamento diverso, perché effettivamente è proprio un atteggiamento di, come per dire, in questo momento forse siamo più forti, in un modo o nell'altro riusciremo a rientrare. Però Brindisi c'è, vedi, e questa è un'altra dimostrazione. Brindisi è lì, Brindisi è su tutti i palloni. Sai, in trasferta giochi un pochettino più libero. Brindisi in teoria parte contro pronostico, è andata bene, partita bene, e da lì la parità della Dinamo si è dimostrata in salita. Pallone per Sacchetti, sbaglia ancora Brian Sacchetti, un altro che non è riuscito a entrare in partita. E Reynolds dall'altra parte, mamma mia, Zerini che cosa si è organizzato, anzi Ndoia, sì. Ancora Gnieschi, uno che invece... Gnieschi, in questo momento la barca Dinamo, sì. 8 punti per Gnieschi, 2 minuti da giocare, ancora 8 lunghezze entrare. La Dinamo sempre sotto, ancora Reynolds da 3 punti, palla per Gibson. Bravi, cosa vuoi dire? Visto Dinamo era andata sul raddoppio, hanno scalato bene e se Brindisi riesce a trovare l'uomo libero, molto bene. Uomo contro uomo, adesso chiama Bucchi dalla panchina, ancora Travis, ancora Sacchetti, Brian, ancora Travis, c'è pick and roll, Beasley non Travis. Li danno, non li dà, guarda, Travis viene sempre più addosso. Arresta e tiro, ancora di Travis, devia la palla e poi Brian. Sì, Bucchi chiama time out, giustamente, anche perché sa che Dinamo in 1 minuto e 22, e noi lo sappiamo bene, lui altrettanto, può tranquillamente rientrare in partita. Primi 2 punti tra l'altro di Brian Sacchetti, è risentito della minuta che gli ha dato il papà Mer in questo campione. Ma un po'. Un po' tutta la panchina ha risentito quest'anno, ti parlo di minutaggio. Sicuramente Meo sa che il quintetto, anche per colpa un po' della preparazione, chi era assente, chi era infortunato, sa che il quintetto ha bisogno di ritrovarsi. E il ritmo lo trovi solo giocando le partite. Però la panchina avrà ora l'Eurocup, comunque per dimostrare il suo valore.
minuti e 15 da giocare in questo momento, 39-31. Noi abbiamo il microfono con il ritorno audio, quindi certe volte ci troviamo seriamente in difficoltà e per questo ci rimaniamo zitti, perché ci crea veramente tanti seri problemi. Ancora Sacchetti, penetrazione, va a prendere sul fallo. Bravo Brian. Bravo Brian, perché ti ripeto, quel tiro all'occhio di molti può sembrare forzato, ma rientra nella tipologia di Dinamo. Bravo, perché ha visto che tira l'ha sbagliato, se l'è ripreso immediatamente e andato a procurarsi il fallo. Quindi due tiri liberi per Brian Sacchetti, due punti per lui sino a questo momento. Lui tra l'altro di meno partita ha proprio 2 punti e 2. E lì è sceso chiaramente rispetto all'anno scorso, aveva 5-3. Ma guarda, io credo un po' tutta la panchina è scesa, quello che dicevo prima, però sai, partiamo da un minutaggio minore, ti ripeto, secondo me coach Sacchetti. Secondo tiro libero per Brian Sacchetti, 54 secondi da giocare. E la Dinamo riesce a risalire a meno 7. 3 punti per lui, 53 secondi da giocare. Ancora Fultz, buona la prova di Robert Fultz, questo trentenne molto esperto, secondo anno a Brindisi. Fultz ancora per Gibson, che dà il meglio di sé sicuramente quando gioca a guardia. Palla per Grant, che è entrato finalmente in campo, non lo vedevamo, credevamo insomma che avesse qualche problema. Tanta panchina per il nipote del grandissimo Horace Grant. Intanto nuovamente a più 9 Brindisi, 20 secondi, ci sono 10 secondi per l'azione della Dinamo, c'è fallo del Brindisi. E Travis Diner quindi ha la possibilità di andare in lunetta, 3 punti per lui sino a questo momento. 3 punti per Travis Diner. Sì, giustamente Isi riesce perché ha 2 falli. Rientra in campo Vanuzzo, anche perché la Dinamo ha 2 falli da sprecare e sicuramente farà una difesa super aggressiva, no, non permetterà un tiro facile in ogni caso. 4 punti per Travis, 41-33 il punteggio. Sbaglia il secondo, Dinamo veramente molto imprecisa anche dalla lunetta. Beh no, insomma, molto imprecisa, 11 su 14, non è malissimo. 5 secondi per andare al tiro, ancora perde la palla Gibson, time out Sacchetti, ce l'ha? No, non ce l'ha. Non ce l'ha, però noi sappiamo che 2 secondi e 35 sono tantissimi per la Dinamo per trovare un canestro. Pallone per Travis, un secondo, va al tiro. Questa è una scintilla che costerà cara al Brindisi, secondo me. Questa è una scintilla. Noi lo sappiamo che un secondo, 2 secondi per la Dinamo vuol dire spesso canestro. 41-36 al termine del primo tempo, ci risentiamo per inizio del secondo. Squadra in campo per l'inizio del secondo tempo di questa sesta giornata di andata del campionato di Serie A di basket al Palaserra di Migni, Dinamo Banco di Sardegna, Sassari contro Enel Brindisi, primo tempo 41-36. Buonasera ancora da Andrea Secchi e da Nicola Bonsignori. Nicola, che cosa ci hanno detto le cifre del primo tempo? Guarda, velocemente, percentuali disastrose da 3 da entrambe le squadre, ottimo impatto della panchina Dinamo con 13 punti. E grande intensità difensiva di Brindisi, e lo vediamo con i 13 falli commessi, che vuol dire che Brindisi è lì e non permette niente di facile a Sassari. 41-36 dicevamo, ma Brindisi ha avuto anche 13 lunghezze di vantaggio, ben 12 a 5 minuti dal termine del secondo quarto, e poi la diamo pian piano
è riuscita a risalire a meno 5. Ora saranno importantissimi questi primi minuti del terzo quarto con Simmons che subito va a realizzare. Ottima prova per questo ragazzone del 1986 di 206. Per lui si tratta del dodicesimo punto. Simmons, Gibson, Vigiano, Reynolds e Robinson. Questo è il quintetto del Brindisi. Inierski, Isley, Thornton, Drake e Travis per la Dinamo. 7 secondi per andare al tiro per la formazione sassarese, che è iniziato molto molle e soprattutto sta pagando la scarsa vena nel tiro da 3 punti. 2 su 15 dal 6,75. Non che stia tirando benissimo quest'anno la Dinamo rispetto all'anno scorso, sicuramente ha uno step in meno nel tiro pesante, però comunque tira sempre con 33,3 di media. E invece oggi è addirittura sul 13%. Guarda, ultima azione difensiva Brindisi ugualmente, visto fallo, sono sempre al limite, vogliono grande aggressività in difesa e per ora sta dando i suoi frutti. Mette per realizzare Drake Diner. Per lui si tratta del sesto punto e la Dinamo ancora meno 5. Gibson, pericolo pubblico numero 1, va al tiro, arresto, non va il tiro di Gibson. Erano in due, Simmons. C'era Simmons e Vigiano, vedi che presenza che ha Brindisi oggi. E soprattutto Simmons è la carta sorpresa della formazione di Bucchi. Inieschi su di lui, Robinson lo attacca, poi ci ripensa, poi lo riattacca uno contro uno, lo porta vicino al canestro, tira l'allontanamento, non va, deviazione di Isley, palla del Brindisi. Ecco un fattore che non c'è stato, contrariamente al solito, è Tony Isley. Sì, ritorniamo a prima, sappiamo la sua importanza, se lui non c'è con la sua energia e soprattutto questi due falli a inizio partita, sì, hanno uscito, un po' condizionato la sua prestazione. Sì, ma infatti in questo momento sicuramente manca lui, quindi questa grande energia che lo mette in campo, e mancano i punti di Thornton e Diner, di Drake Diner, uno ferma a 6, soprattutto Thornton ferma a 2 punti e basta. Ancora 7 lunghezze da colmare per la formazione di Sacchetti. Attenzione perché Brindisi è venuta qui a dire la sua, come aveva fatto 2 settimane fa a Cantù quando ha perso in chiusura di gara. Ancora da 3 punti Robinson, attenzione, anche Robinson sta entrando in partita, sono 8 per lui, aveva 0, mentre Drake realizza 2 punti, 4 punti consecutivi nel terzo quarto per Drake, sono 8 in totale per la guardia di Fondula che taglia sotto canestro. Simmons non riceve, ancora Gibson, c'è un taglio sotto canestro di Simmons, adesso c'è il pick and roll con Gibson, anzi con Robinson, mismatch, sbaglia, il tiro è lungo e questi rimbalzi devono essere prelatino, ma ancora Vigiano molto atletico. Bravo Vigiano, sì. Per ora Thornton sta facendo veramente tanta fatica contro di lui. Ancora a 3 punti Vigiano, la palla gioca col ferro. Alla fine il rimbalzo di Isley, palla importante, sotto di 8 la Dinamo. Ancora Travis che cerca di attaccare Gibson, che insomma non è che sia un grandissimo difensore. E poi Isley a mettere dentro la Dinamo. E vedi che c'è anche il richiamo per Vigiano, se ci fanno il replay chiariamo anche l'arbitro cosa vuol dire. Ecco, ah no, troppo tardi. Tra l'altro forse era all'interno del 16. Sì, ma in ogni caso è stato, almeno da qua giù mi è sembrato veramente troppo accentuato la sua caduta. E ad oggi da regolamento è punibile, eccola qua. No, vedi? Era fuori però, sì, però effettivamente, si è buttato. Esatto, si è buttato e l'arbitro ti può punire col fallo tecnico. Sì, infatti il tecnico che hanno dato a Travis Dean era Pesaro. Esatto. Però solitamente si viene richiamati. Sì, e il richiamo infatti ora c'è stato, la prossima sarà fallo tecnico. Ancora Reynolds, Simmons, ribaltamento per Gibson, esce oltre la linea 6,75 Robinson, cambia Isley, ancora Reynolds, su di lui Travis, attacca il canestro Reynolds, serve Robinson, da 3, è Robinson time questo. Sì, sembra sia entrato in partita. Ancora Travis, Thornton, Inierski, ancora Travis, da 3, va il tiro non va, rimbalzo è lungo, ancora pedra di Reynolds. Fallo intelligente, sì, fallo intelligente.
però Isley stranamente è rimasto dall'altra parte del campo su questo contropiede. Strano, ti ripeto, perché Dinamo senza la sua energia ne ha bisogno. Ancora 9 lunghezze di margine, si pensava che la partita fosse girata definitivamente con quel canestro da 3 punti a fil di sirena al termine del primo tempo di Travis Skinner. Invece Brindisi è ancora lì, pian piano, come la formichina, gioca contro natura al limite del 24. Sì, gioca sempre al limite del 24. Sbaglia Simmons, poi alla fine l'ultima deviazione, Thornton. Sembrava quasi un'azione pallavolistica a fin di rete, Nicola. Sì, alla sì. Fine, guarda Simmons, vedi, Simmons si sta dando il colpo in testa perché sa benissimo che lui lì doveva portare giù il canestro, perché sono quei tiri che devi schiacciare assolutamente. Drake Diner da 3, la palla ancora non va, la deviazione di Isley, la sfera del Brindisi. Paternico, Weidman e Aronne sono. E Sacchetti chiama minuto. Guarda, vorrei essere anche una formichina e sentire questo minuto, perché sicuramente proverà qualcosa, secondo me Sacchetti ora. Prova la zona. Sì, vedrà. Probabile. Ho una zona. Credo addirittura una zone press, vediamo se cosa chiederà ai suoi ragazzi. Anche perché Nicola, insomma, diamo un'occhiata alle percentuali della Dinamo. Abbiamo Buzic a 0 su 3, e poi c'è Drake che ha 4 su 8, Travis che ha 2 su 6, l'unico un po' Ignieschi che sta reggendo per tutta la Dinamo, veramente, che sembra ingolfata. Ma guarda, sì, sto guardando ora le statistiche aggiornate, c'è un Drake Diner che sì, in questo momento è 4 su 6, quindi... Però Travis Diner 2 su 7. 4 su 7 Drake Diner. Isley con i suoi tiri. Con queste percentuali, ti ripeto, con una squadra Brindisi che è così aggressiva e fai fatica. Veramente fai fatica. Intanto Sacchetti ripropone Vanuzzo al posto di Ignieschi. Sì, vediamo, sono curioso soprattutto di vedere. No, la difesa non è allungata, sicuramente non è la zone press. Quindi Travis, Drake, Vanuzzo, Thornton e Isley, questo è il quintetto della formazione sassarese. Robinson. Rimane uomo. Va Vanuzzo su Robinson, cercare di mettere un po' di difesa con Robinson, che insomma sta giocando molto bene all'inizio del terzo quarto, non forse marcato a dovere per Sacchetti. Da Ignieschi ancora. Molto bravo Vanuzzo, che riesce a controllare questa palla, e poi alla fine Travis va a trovare un canestro molto importante. C'è Bettina, ma bisogno era di che Travis prenda completamente in mano la squadra. Danilo nuovamente a meno 7, 9 per Travis. Ancora Gibson, pallone per Robinson. Azione d'applausi, molto bravi. Dai, con due passaggi sono arrivati al tiro facile. E intanto, scherzando e ridendo, Robinson è a quota 11, è il secondo miglior marcatore della formazione brindisina dopo Simmons. Bravissimo Isley, questo è un movimento che lui l'anno scorso non aveva. Io l'avevo visto fare via questo, esatto. Campionato, ma è un movimento che lui si sta costruendo giorno dopo giorno. Ancora meno 7 la Dinamo. Gibson, solito pick and roll da 3. Gibson, questa palla doveva essere della Dinamo, poi scivola Reynolds, contropiede, bravissimo, bravo, palla bravo, tutta la vita. Travis guarda l'arbitro, però guarda. Guarda l'arbitro, ma Nicola, però, sì, anche secondo a me da qui è parso, ma si congratula lo stesso Travis con Gibson, sì, e da 5 all'arbitro, sì, perché aveva ragione l'arbitro. Eccola, guarda che recupera. È stato bravo e io me ne sono accorto subito che aveva preso la palla. E esce Thornton, ma è giusto perché Thornton oggi è, per ora è fermo a 2 punti con uno 0 su 3 al tiro, anzi 0 su 4 credo se sono aggiornate. E viene riproposto Brian Sacchetti, Dinamo a meno 7 palle in mano. E comunque Sacchetti ha avuto un buon impatto nei primi 2 quarti. Ancora Drake su lui, Gibson brocia uno contro uno, ma ancora Isley, peccato, al momento usciva il gioco da 3 punti e un
altro Isli, Nicola. Sì, è un altro Isli, sicuramente prima è stato limitato da quei due falli. È un problema che lui ha spesso, perché logicamente quando metti tanta grinta in campo, tanta energia, alla fine i falli arrivano. Però lui ora c'è e si vede. Due tiri liberi per Isley, che sta tirando male dalla lunetta, Nicola. Ha perso sì. 20 punti percentuali rispetto all'anno scorso, sì, dal 67 al 47. Un'altra cosa su cui sta lavorando, ma i tiri liberi ti posso assicurare che è molto anche una cosa mentale. Puoi tirare anche tantissimi, però è veramente una cosa mentale, concentrazione. Di nuovo nuovamente a meno 6, Isley 7 punti, ben 5 nel secondo tempo. Ancora Vigiano, palla per Robinson, fallo di Sacchetti. Sì, però è un fallo di bravi, un fallo di aggressività. Hai visto Vanuzzo come ha difeso bene e come Sacchetti è andato a raddoppiare. Questo vedi è un fallo che carica comunque la squadra. E Isley chiede, vedete la regia ottimamente, ha inquadrato Isley che chiede l'aiuto dal pubblico, mentre si ripropone Matteo Formenti nelle file brindisine al posto di Jeff Vigiano. 14 secondi da giocare per questa azione, chiaramente visto il fallo. Ancora Grant che era entrato al posto di Simmons. Abbiamo Grant Robinson sotto canestro per Brindisi. Penetrazione di Gibson. E che signor giocatore Gibson, 13 per lui. Nuovamente a più 8 Brindisi. Sacchetti, Travis, vediamo se ha zona. Ancora Travis, da tre, importante! Vuole recuperare lui! Guarda la faccia! E lo scavo la faccia di Travis! La prima bomba della Dinamo, Nicola! No. 3 su 19! Ancora Reynolds! Uno contro uno, perde la palla! Entrato in partita definitivamente anche il pubblico! Vai a Sacchetti, Vanuzzo, ci vuole pensare su, 17 secondi per andare al tiro. Sì, ma se la va a riprendere là, se la va a riprendere lui è sicuro, guarda. Dinamo a meno 5, 3 minuti da giocare in questo terzo quarto. Brian, non va al tiro, ancora Drake, 5 secondi, gioca in allontanamento a canestro, il tiro non va, rimbalzo, va a Lo vorrei rivedere. Sì, sicuramente al limite. Io ho avuto la sensazione che fosse canestro. La sensazione che era buono, però guarda, l'arbitro è lì. Vediamo. Io sinceramente non ho visto la luce rossa. Infatti neanche io, però non l'ho vista neanche dopo la luce rossa. Dubbio, dai, diciamo che l'arbitro ha visto bene. Vediamo il paternico, insomma, è uno che ha arbitrato solamente 460 partite in Serie A. Ancora Gibson, tarantolato. No, il pubblico sbaglia a protestare, questo è fallo sul palleggio, palleggio chiuso, questo è canestro buono. Molto bravo. Guarda, fallo sì. Quindi più 7. Quindici per Gibson. Vediamolo. E lì fallo aveva già chiuso il palleggio. Tirevolo supplementare, non va, messo tutti d'accordo. Esatto. Più 7 ancora per Brindisi, 2 minuti e 40 da giocare. Travis, uomo contro uomo per Brindisi. Palla sotto per Thornton, giocano contro uno e c'è un fallo. Terzo allora, fallo di squadra. Thornton è entrato in campo. A satanato. Se vuole, esatto, se vuole spaccare tutto, ora bisogna vedere se riesce a mettere questa voglia, questa energia nel binario giusto. 3 Diner, rimessa per Sacchetti, ribaltamento per Vanuzzo, c'è il tiro ma viene servito spalle a canestro a Thornton, ancora Vanuzzo, palla ancora per Buzzi, ancora Vanuzzo, da 3, buon tiro, la palla gioca sul ferro, si butta Brian, ma rimbalzo di Gibson. 2:16 da giocare, perché la Dinamo è tornata sul parquet molto più dura, ma Brindisi sta reggendo e c'è Gibson. Attenzione Formenti, è buon tiratore da 3 punti. Guarda, Formenti lo conosco bene,
questi tiri ne sbaglia poco, piedi a terra, è un signor giocatore su quell'aspetto tecnico. Secondo anno per lui a Brindisi, classe 82 di Desio, figlio d'arte, io ho visto giocare il padre a Desio, figurati. Ancora Travis Diner e ancora meno 10 la Dinamo, 1.42 da giocare in questo terzo quarto, 2 secondi. Ma questo era un canestro impossibile. E la deviazione premia Brindisi. Questo veramente Travis mette questo canestro, ma ne aveva due addosso con le braccia alzate, canestro, guarda. Canestro di una difficoltà estrema. Però la deviazione era di Grant, Io non l'ho vista, mi fido. L'ho vista adesso col replay. Ancora Robinson, esce Grant. Ancora Gibson, fine infrazione di campo, no. Quello di Isley. Deve stare attento per esempio. Ma qui l'errore di Isley, perché sai che è il terzo fallo, anche se è una chiamata sbagliata, devi andare in panchina. Sì, però è stato esagerato. Però non puoi, lascia prendere il tecnico da Sacchetti, che sicuramente ti viene a proteggere come allenatore, quello è sicuro, ma siccome il tuo terzo fallo non puoi rischiare il quarto così. E attenzione, quarto fallo, quindi Igneschi dentro e abbiamo Di Liegro. C'è il richiamo anche alla panchina. Però un Paternico. Sì, insomma. Guarda, allora. C'era Nicola. Sì, al di là del replay che. Però è caricare anche infuocare un ambiente gratuitamente. Ma può essere un vantaggio per Dinamo, eh? Sappiamo l'importanza del pubblico. Il pubblico ormai è entrato sicuramente decisamente in partita. Speriamo che sia una spinta per Sassari. E due tiri liberi per Gibson, che stavolta non sbaglia. Per lui si tratta del 16° punto. Anche lui è una guardia che gioca play, però vuol giocare play perché vuole andare all'NBA, Nicola. E me lo auguro per lui. Qui ti ripeto, vale molto più un fallo tecnico speso sono da Sono quattro tiri intanto, perché tiri, c'era bonus più tiri del tecnico. Ti dicevo, vale molto più un fallo tecnico speso da un allenatore, perché sa quando è il momento, sa cosa dire all'arbitro proprio per far girare la partita in una certa maniera. Questo diciamo che è un fallo tecnico sprecato da Isley. 63-50, quarto tiro libero. Gibson non si fa pregare. 19. E adesso il palaferra di Migni è diventato una bolgia. E ora qua Dinamo deve tirare fuori gli attributi che noi sappiamo che ce li hanno e possono tranquillamente rientrare in partita. Tanto parziale di 9-0 per Brindisi. 64-50, 14 lunghezze da recuperare, importante questa difesa. Vediamo ancora Grant, 6 secondi. Pallone per Formenti, va a realizzare. Formenti, piedi a terra, è una macchina. E va più 17 Brindisi. Sì, ora stavo guardando, se Dinamo non è ancora in bonus, credo che con questo fallo forse entri. Il Brindisi non è ancora in bonus. Sì, sì, Brindisi non è ancora in bonus, scusami, sì. Ecco, ora alzata la paletta ora. Ancora Travis, 49 secondi, 18 per andare al tiro. Vanuzzo, penetrazione. Brian Sacchetti, penetrazione, va al tiro, va a realizzare. Sì, bravo Brian. 5 punti, che serve, fondamentale. Ora servono 5 leoni, si parla logicamente dalla parte Dinamo. Servono 5 leoni in campo per provare piano piano a rientrare in partita. Ancora Gibson, su lui Thornton, penetrazione. E questo non mi piace, perché guarda. Non mi piace l'esempio da. Esatto. Queste cose non darvi il tecnico. Questa è una chiamata brutta, nel senso. È dello stesso arbitro. Ed è lo stesso arbitro, esatto. Io non. Questa è una chiamata.
Sì, io... stavo segnalando ai colleghi di Brindisi che io... a chi fosse stato dato il tecnico. Andrea, sai che noi giustamente siamo di parte Dinamo, però io da ex giocatore queste chiamate non mi piacciono, nel senso è... non va bene, hai sbagliato prima, continua nella tua partita, non... andiamo avanti. Vabbè, dai, esatto. 11 secondi per andare al tiro per la Dinamo, importante Vanuzzo, niente, e va a realizzare Trevis, puntualissimo, 14 per lui, no, stavolta non va, non riesce il giochino, e la Dinamo a meno 13, 67 a 54, pian piano Nicola, fino alla regia. Della Serie A dal Palasera di Migni, 67 a 54, continuano le proteste da parte della panchina della Dinamo Sassari contro i tre arbitri che insomma con qualche fischio arbitrale hanno creato qualche problemino alla Dinamo, mentre è importantissimo Gnaschi, pronti via, una bomba che riporta la Dinamo a meno 10, Nicola. Sì, veramente il clima ora è caldo, ma guarda il quintetto di Sassari, ci sarà sicuramente spesso così, con chiamiamoli cinque piccoli, per piano piano rientrare in partita. E intanto ancora Formenti dall'altra parte. Oh, c'è stoppone! Eh sì, bravo, non ho visto chi è, Grant. Grant, che tra l'altro credo che sia l'imputata a uscire per quel canestro subito troppo facile da Agnelli. Robinson che ha la palla in mano, Grant che ha dato la stoppata, Fulz, Reynolds, ancora Robinson, non sta più sbagliando niente. Cercano il tiro più facile, ma Brindisi, ti ripeto, sta facendo tutte le cose semplici. Questa è canestro buono di Drake. 10 per lui, Dinamo ancora a meno 12. Dicevamo Fulz, Robinson, Grant, Formenti, ottima prova, 8 punti per lui e Reynolds. Formenti non è entrato contro Venezia, tra l'altro. Trevis, Drake, Sacchetti, Ignerski e Thornton per la Dinamo. Non avevo dubbi che uscisse Grant, nonostante la stoppata di prima, perché ha lasciato quel tiro Ignerski. Sappiamo, devono sapere le caratteristiche delle avversarie. Ignerski se lo lasci tirare... Zona, Nicola, zona. È zona, ora Dinamo deve rischiare tutto. 12 lunghezze da recuperare, ancora Fulz, palla per Reynolds, su lui esce Sacchetti e adesso Reynolds insomma Formenti è entrato in partita con quelle bombe, sicuramente ora vede il canestro bello grande. 10 punti per lui,
E che palla Travis. Travis Dill e Pirinieschi, un assist. Non so neanche io come l'abbia visto, ma sappiamo che lui vede un po' tutto. Serve però l'accelerata, Nicola. Ancora 12 punti da recuperare. 8 punti e questi non bisogna... qui ora non è possibile. Vedi Sacchetti infuriato. Ora Dinamo in difesa deve giocare ogni azione al limite del fallo, se no è impensabile che possa rientrare in partita. Palla per Drake, pick and roll con Inieschi, si apre oltre l'inside 75, giocano contro uno, contro Zerini. Ancora palla per Inieschi, fa saltare Reynolds, il tiro non va e subito Inieschi per il rimbalzo, 24 secondi. Prova ancora Braia da 3, la palla gioca col ferro. Brutto segnale questo, Ma è brutto segnale perché ti ripeto, anche questo era un tiro buono. E se non entrano è dura. Se non entrano questi canestri per Sassari oggi è dura. Penetrazione di Fulz che aveva perso la palla, hai detto bene. Aveva perso la palla, però non se l'aspettava neanche Buzzi Thornton. E quindi ancora più 14 per Brindisi. 7:22 da giocare, attenzione, scorrono i minuti. Situazione fa sempre più difficile, attenzione Zerini. Giocano con fiducia ora Brindisi e hanno capito che Sassari in difesa sta permettendo troppo, comunque sta veramente, dovrebbero essere ora indiavolati, ogni azione dovrebbe essere lì per cercare di prendere il pallone. E intanto massimo vantaggio per la formazione brindisina, intanto sbaglia Drake, attenzione. Non sono in ritmo Andrea, non trovano il ritmo, Sassari non gli concede mai il contropiede. Tatticamente Brindisi ha azzeccato la partita. E il testa coda sta dando un risultato in attesa, ancora Formenti, penetrazione, poi alla fine la perde. Zerini la recupera, palla persa. Però ora vedi, Dinamo era... Però sai Nicola, io a 6 minuti e 33 sotto i 17. Cosa vuoi la fare? La fisicità di Isley me la giocherei. Sì, Mara. Sicuramente rientrerà nei prossimi secondi, neanche minuti. Però sai, il problema è questo, se sotto i 17 Isley ti dà fisicità, lo sappiamo quanto, non ti dà tiro. Ora in questo momento hai bisogno di tanti punti nelle mani e quindi giustamente secondo me Sacchetti prova a tenere un quintetto dove tutti possono tirare, dove tutti possono andare anche a fare tiri liberi con buone percentuali. Questo Isley non te lo dà, quindi qui la scelta va a Sacchetti. E non mi meraviglierebbe un Vanuzzo da 5. Zerini che ha tirato tira in stagione col 50% da 3 punti, anche se pochi tiri, e l'ha messo dentro questo giocatore, avete visto nell'immagine, nato a Firenze, classe 88, un 2,5 per 110 kg, 3-4 punti di media partita, gioca 11 minuti di media, la sua miglior prova in carriera l'ha fatto proprio con Venezia, con 11 punti, secondo anno a Firenze, 3 anni a Castel Fiorentino, anni a Ruvo di Puglia. Era uno che sino a 2 anni fa giocava nella dilettanti, era sotto tra l'altro la doppia cifra, 9-6. Ancora Drake, attacca Reynolds. Ma devono accelerare, devono rischiare, accelerare il tiro. Buzzi Thornton da 3, va realizzato. Questo potrebbe svegliarlo, diciamo tra virgolette, perché Thornton comunque in campo c'è. E ha bisogno di fiducia, di ritrovare il suo tiro. Ma è importantissimo questo paio di azioni se la Dinamo vuol provare a dire la sua. Serve qualche difesa, certo non serve segnare Zerini. Io penso così, che Sacchetti questa partita gliela fa rivedere più volte. Non c'era aggressività sul passaggio, un passaggio troppo facile. 80-63, 17 punti da recuperare, ancora Travis, rimbalzo di Reynolds. E ora Brindisi rallenta. Stanno scappando in Puglia. Brindisi rallenta, giustamente tirerà sempre allo scadere. Formenti, stanno cercando. Ora addormentano sicuramente la partita. Recupera la palla Sacchetti. E palla per Bozzi. Ancora sfera per Travis. Va bene, giusto. Un tiro giusto Andrea, perché se no non hai nessuna possibilità di rientrare.
5 minuti da giocare, il pubblico prova a incoraggiare la sua squadra. Anche perché è la prima volta veramente che vediamo Dinamo in casa in così grandi difficoltà. È veramente la prima volta. Robinson, ancora, c'è niente da fare. Cosa vuol dire giocare in fiducia? Quando si dice non c'è niente da fare. Io ti assicuro che ho visto Brindisi domenica scorsa, mi ero messo le mani nei capelli per come giocavano male. Però oggi è veramente tutta un'altra squadra. Ma è ora iniziata bene la partita, domenica scorsa, e lì guarda, da un lato, anche se la partita non è finita, mancano 4 minuti e 40, però può essere anche una partita che serve a Sassari, nel senso, sai che non puoi mai sottovalutare nessuno in questo campionato. Le sorprese ci sono sempre e Brindisi ce lo sta dimostrando. Minuti e 39 da giocare, 14 punti per Travis Diner, 13 per Michele Iniesti, i migliori marcatori della formazione del Banco di Sardegna, 19 punti per Gibson e 18 punti per Robinson, che insomma per buona parte del primo tempo segnava un non pervenuto. Non pervenuto, siamo stati noi primi a criticarlo, però signora partita del terzo e quarto quarto. Tra l'altro sta giocando poco anche Simmons, ha detto la sua nel corso del primo tempo. Questa è stata una scelta tattica di Buchi, che logicamente Sassari abbassa il quintetto per provare a velocizzare e Buchi si è adeguato. Per gli scommettitori, insomma, tra l'altro era quotata 1,21 la vittoria della Riva. Guarda, sinceramente non guadagnava. Sì. Su un euro guadagna 20, 21 centesimi. Ancora Thornton e poi a spine. Pallone per Brian Sacchetti. 7 punti. Ecco il per press, Brian. E ora logicamente la prova la press tutto campo. Però vedi che Isli, Sacchetti non l'ha rimesso, continuerà fino alla fine, probabilmente col quintetto basso. Ancora Reynolds, Robinson da 3, Robinson ha fatto una grande partita, criticato da noi i primi quarti, però quarta bomba per Reynolds, sì. Quanto ha Reynolds, Robinson? Robinson è arrivato a 21 con questo canestro, 4 su 5, 21 con 4 su 5 da 3, quanto va a realizzare Sacchetti? Sono 9 i punti per lui, possibilità di un tiro libero supplementare. La Dinamo è precipitata addirittura almeno 21. Ma guarda, io volevo vedere Robinson come aveva chiuso il primo tempo, vediamo. Robinson aveva 5 punti al primo con tempo. 5 punti. 5 punti, sì sì. Ma 5 punti messi alla fine. Sì, eh. 5 punti messi alla fine. Però dobbiamo dire che insomma Brindisi ha azzeccato la partita. In Serie A, se tu stecchi la partita e i tuoi avversari la azzeccano, non esci vivo, Brindisi, vista oggi. Sinceramente mi aspettavo rischiasse più in casa domenica prossima con l'Avellino. Invece no. Comunque Sacchetti ha dato ragione a te, ha rimesso Isley. Sì. Sicuramente sì, perché pressare tutto campo ha bisogno comunque di uno stoppatore in area. Ancora 18 lunghezze da difendere per Brindisi, chiaramente cerca di giocare anche un po' col cronometro. No, ma Brindisi giocherà ai 24 secondi tutte le azioni. È subito Zerini, 9 per lui. Zerini, ottima partita. Zerini, Formenti hanno dato veramente una grande mano a coach Bucchi. Intanto recupera la palla e non c'è storia. Non c'è storia anche su palloni vaganti. Sembra veramente molto più presenti. Molto sì, più presente Brindisi. Merita un applauso Brindisi, sta giocando meglio. Ovviamente. Meritatamente. Ancora Zerini. Indemoniato. Indemoniato, sì, va. Ancora Travis, certo che insomma vedere la Dinamo siamo stati abituati male. Poi tra l'altro io personalmente quando faccio le telecronache l'ho vista perdere solo con Siena. Esatto. La prima volta che la vedo perdere con una squadra differente da Siena. Perché soprattutto diciamo che noi abbiamo vista praticamente sempre vincere, soprattutto anche con
degli scarti interessanti, ma soprattutto non l'abbiamo mai vista sotto di 20 punti, questo è sicuro. Tenuta a 68 punti in casa. Ancora Trevis, attacca Gibson, 2.37 da giocare, va al tiro, va a realizzare adesso Trevis. E questa è una partita che sicuramente le squadre avversarie andranno a studiare, perché Buchi l'ha preparata veramente bene, ha chiuso tutte le varie soluzioni. Se la Dinamo tira con 4 su 27 da 3 punti, quello indubbiamente può prepararla anche il mio vicino di casa, Nicola. Sì, no. Quello indubbiamente, però lui, io ho visto, ora controllo, guarda, Trevis Diner, vedi, Trevis Diner sicuramente anche lui oggi non è stato il solito Trevis Diner. Poi un altro segnale, primo fallo commesso nel quarto, esatto, sei guardiamo, sempre sostanzialmente diciamo sotto di 20. Diciamo che te in questo momento devi essere già da qualche minuto in bonus, proprio per forzarli, portarli in lunetta e provare poi anche una veloce di là. E oggi è mancato questo, all'aggressività, reattività. Reynolds cerca una preghiera, non trova la via del canestro, ancora Trevis, Thornton da tre, da realizzare Thornton. Per lui si tratta dell'ottavo punto, la Dinamo si riporta a meno 15, ma ormai è tardi. 15 lunghezze da recuperare, sì, si dice che nel basket tutto può succedere, certo, però siamo un po' troppo qua. Diciamo che era veramente, serve un miracolo, ma siamo qui che attendiamo. Endoia non trova la via del canestro, poi alla fine sono altri 24 secondi e questo è un altro segnale. Ma quando parliamo di aggressività e reattività sono questi palloni che di solito la Dinamo prende e scappa in contropiede. Oggi molto Brindisi... più reattiva Brindisi, non c'è niente da dire. E Gibson, ma che bel tiro allontanamento a canestro, non va ancora a Thornton, pallone per Trevis, un minuto da giocare, il fallo di Formenti, quarto fallo di squadra, ancora un fallo da spendere per il bonus. E anche questo è un fallo intelligente. E Sacchetti sventola la bandiera bianca dopo tre che scelte Trevis. Sì. Come hai detto te, complimenti a Brindisi. Veramente un'ottima partita sia in attacco che in difesa. La Dinamo è sempre stata sotto. Sì. Brindisi ha iniziato bene, subito 8-0, quello è stato un segnale. Ci aspettavamo la sfuriata da un secondo all'altro, non è arrivata. Brindisi ha vinto meritatamente. La verità è che la Dinamo deve giocare da Dinamo, mettere tutto quello che ha, non essere deconcentrata, non dare tutto per scontato, perché chiaramente con quella che ormai dobbiamo dire era la capolista, certo. È chiaro che vengono qui alle squadre al Palazzo di Mini e giocano alla morte. Anche perché Varese sta vincendo di 17 a Caserta. Ma questo, ti ripeto, Sacchetti lavorerà sicuramente sugli errori di questa partita. E per fortuna scende anche subito in campo, quindi in Eurocup. L'unica problematica è che magari hanno poco tempo ora per allenarsi in questi giorni con l'Eurocup e per magari vedere gli errori commessi oggi. 88-75, la Dinamo riesce a risalire a meno 13, però ci sono solo i 40 secondi da giocare. È partita finita. 33 secondi, Reynolds attacca Isley, Reynolds bella palla per Gibson. Che palla, sì. Ancora 26 secondi. Ancora De Vecchi, penetrazione di Brian, ancora sfera recuperata da Andoia per Formenti che va a suggellare la sua splendida prova, 12 punti per lui, tutti i canestri importanti che hanno scavato il break. Formenti ha messo due bombe decisive per questa partita dove non ha permesso. Guarda il pubblico che applaude la sua squadra, bello, gli applausi vanno anche alla Dinamo. Realizza Thornton. 11 per lui, 90-78, finisce così. Grazie Nicola Bonsignori, grazie anche dalla parte di Andrea Secchi, vince il Brindisi, buonanotte.